Si è spento a 79 anni l'imprenditore piacentino Armando Corsi, grande innovatore nel campo della meccatronica, fu tra i fondatori della Jobs. Manca lo specifico accordo territoriale tra Comune di Piacenza e Provincia. Stop per ora alla maxi logistica nel comparto tra Roncaglia e Borghetto. Inquinamento fino a giovedì, blocchi emergenziali anti-smog. Ci sono anche due ragazzi appena diventati maggiorenni tra i 174 piacentini seguiti dal CERT per disturbi legati al gioco d'azzardo patologico. L'udienza prefallimentare per il Pro Piacenza è stata rinviata. L'avvocato dei rossoneri ha comunicato il pagamento di circa 20.000 euro ad alcuni creditori. Domani Piacenza è impegnato a Carrara in uno scontro fondamentale per mantenere il vertice della classifica e rilanciare il morale dell'ambiente. Ieri a Zona Calcio il DS Matteassi ha rinsaldato la panchina di Mister Franzini. Stasera alle 20.30 il trionfo di Coppa Italia della Gas Sales a Zona Sport.